Guido Andrenelli, presidente del comitato FIGC Provincia Macerata, questo progetto portato avanti dalla Federazione Italiana Gioco Calcio proprio per dare un segnale forte alle giovani generazioni. Certo, senz'altro, ma il segnale è il divertimento. Infatti come Federazione Gioco Calcio, specialmente il settore giovanile e scolastico, ci impegniamo a far divertire i bambini, a vincere sempre, lo stesso, a vincere le gare, ma a farli divertire. E infatti noi quando andiamo nelle società ci preoccupiamo quando vediamo i bambini che sono così scuri, eccetera. Vogliamo dei bambini allegri, che di dietro un pallone, se c'è, ma anche di dietro dei pupazzetti, delle cose, si possono divertire. Chissà se un domani arrivano dei campioni, non ci interessa, a noi ci interessa di farli crescere nel miglior modo possibile. Questo è un progetto che portiamo avanti da diversi anni, itineranti, l'anno scorso siamo andati a Civitanova, abbiamo fatto a Matelica e Compagnia Bella, eccetera. Cerchiamo di coinvolgere tanti bambini, non devono giocare a calcio oggi, questo è importante per noi, devono divertirsi attorno delle materie scolastiche attinenti pure al calcio. Maramico, dirigente dell'Istituto Comprensivo Lucatelli di Tolentino, oggi c'è la giornata finale di questo progetto che vede coinvolte tante scuole, tra cui appunto anche la Lucatelli, per insegnare un nuovo modo di vedere il calcio ai giovani, sia come protagonisti ma anche come tifosi. Sì, devo dire una iniziativa molto interessante da parte della FIGC. E quando sono venuti a propormelo abbiamo aderito in maniera proprio entusiasta e vedo i bambini e le insegnanti molto contente di questa iniziativa, perché ha coniugato il calcio con la didattica, quindi gli esperti sono venuti a scuola, hanno ragionato con i bambini anche a livello didattico anche delle discipline, scienze, geografia, eccetera, e hanno coniugato questi due aspetti, sport e cultura, diciamo, organizzando questa giornata che mi sembra molto interessante, molto bella e partecipata.